E nel consueto videomessaggio settimanale, da tempo ormai dedicato non più soltanto alla situazione riguardante la diffusione del Covid in provincia, ma anche a tante altre notizie che riguardano l'ASP, che il commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Mario Zappia, commenta oggi l'apertura, lunedì prossimo 20 febbraio, del pronto soccorso generalista all'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. Da lunedì 20 sarà attivo il pronto soccorso di Ribera. Quindi cosa è successo a Ribera? Perché voi sappiate un po' come sono andate le cose. Abbiamo avuto l'autorizzazione per un pronto soccorso Covid nel 2021 ed è già un risultato importante che siamo riusciti a ottenere perché il pronto soccorso di Ribera esisteva prima, ma diciamo in una condizione normativamente non proprio delineata. Siamo riusciti a farlo. Ovviamente io per la parte tecnica, chi lo ha fatto lo sa per la parte politica, ma io parlo ovviamente della mia parte, siamo riusciti a ottenere questo importante risultato assieme a una configurazione di quell'ospedale che secondo me, ripeto, è la migliore che possiamo avere con malattie infettive, pneumologia, riabilitazione cardiopneumologica, medicina, chirurgia, pronto soccorso e Maugeri. Mi sembra un ospedale abbastanza importante così come delineato. Oggi, da lunedì, cosa succederà? Il pronto soccorso Covid, che non vi dico i numeri perché a volte ci sono giornate in cui il pronto soccorso non ha funzionato per nessuno, perché ovviamente con questi numeri così bassi il pronto soccorso Covid non ha più senso di esistere, ma noi già a novembre ci eravamo accorti del trend positivo, perché il lavoro che noi facciamo lo facciamo solo sui dati. I dati del pronto soccorso per l'anno 2021 erano dati che lo giustificavano per la prima parte dell'anno fino ad agosto, poi è stato un lavoro man mano sempre meno impegnativo perché ha operato all'interno. Quindi l'obiettivo qual è? Ha motivato questa nostra scelta. Io già a novembre avevo fatto ben due richieste per la conversione perché vorremmo sgravare, così come tanti riconoscono che sia importante fare, vorremmo sgravare il pronto soccorso di Sciacca e la medicina di Sciacca, perché verrà riattivata in contemporanea anche la medicina no Covid. Tutto questo verrà fatto in questa fase di partenza con personale invariato, ma nello stesso tempo noi abbiamo già fatto dei concorsi con alcune partecipazioni. Per il pronto soccorso abbiamo avuto la fortuna di avere 5 persone che partecipano e quindi adesso verranno dislocate in base a quelle che sono le necessità del momento. E anche per quanto riguarda la medicina ci sono stati nuovi ingressi e quindi anche lì potremo agire. Abbiamo fatto l'altro giorno quello della pediatria, quindi anche lì possiamo dare delle risposte, soprattutto per quanto riguarda il distretto di AG1, distretto ospedaliero Agrigento Canicattì di Cata. Potremmo così riprendere il discorso della diabetologia pediatrica, perché non è stato fatto fino adesso, perché purtroppo non avendo pediatri è difficile poi quelli che abbiamo farli lavorare per tre, già lavorano per due. Quindi adesso partiremo, io spero entro fine mese, con i genitori, avremo un incontro con i genitori dei bambini diabetici, diabete tipo 1, e quindi poi invece il grosso, l'importante sarà organizzare anche per loro un servizio. L'altra novità annunciata da Zappia riguarda gli hub vaccinali di Sciacca e Agrigento, che non saranno più attivi a partire dal prossimo 28 febbraio. Sono circa 90 le vaccinazioni anti-Covid che vengono effettuate in una settimana in tutta la provincia di Agrigento, ragion per cui i due hub a suo tempo creati per fronteggiare l'emergenza non hanno più ragione di esistere. I numeri del Covid segnano il minimo storico in provincia, sia per incidenza, sia per occupazione di posti letto.